Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nomina Cavaliere al Merito il giornalista mudicano Paolo Borrometi, 33enne sotto scorta da oltre un anno e mezzo a seguito di aggressioni fisiche e ripetute minacce per le sue inchieste sulla mafia e sulla criminalità organizzata della Sicilia sud-orientale. Il giornalista è dovuto andare via dalla Sicilia e si trasferisce a Roma, dove i mafiosi continuano a perseguitarlo, ma continua a svolgere con coraggio il suo lavoro. È un onore immenso, una grande soddisfazione, un'onorificenza che non pensavo di poter ricevere e penso che non sia solo a Paolo Borrometi o a Federica Angeli, ma che il Presidente della Repubblica di proprio pugno abbia voluto riconoscere l'impegno di tanti cronisti, giornalisti d'inchiesta che cercano solo e unicamente di fare il proprio lavoro nel quotidiano. Non è solo un incoraggiamento, è anche un modo finalmente per uscire dall'isolamento in cui per tanto troppo tempo sono stato relegato. Falcone diceva: un uomo si uccide in due modi, o fisicamente o con l'isolamento. È un percorso lungo, un percorso duro, un percorso con tante tante difficoltà, ma è un percorso che alla fine sono certo avrà una via d'uscita importante e che comunque, voglio sottolinearlo ancora una volta, è solo e unicamente un riconoscimento per tanti che fanno il mio stesso lavoro solo con impegno, solo con voglia di fare.